La parabola del seme che cresce da sé si trova nel Vangelo di Marco, al capitolo 4, versetti da 26 a 29. Diceva: il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come? Egli stesso non lo sa. Poiché la terra produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. Quando il frutto è pronto, subito si mette mano alla falce, perché è venuta la mietitura. Le persone che ascoltano Gesù spesso posseggono un orto o un campo. Quindi Gesù cerca di spiegare loro il regno di Dio partendo dalla loro esperienza quotidiana. Se le immagini sono semplici, le persone capiscono meglio anche i messaggi difficili. E questo è lo scopo delle parabole. Questa parabola afferma che il regno di Dio è come il seme che un contadino sparge nel proprio campo. Anche se non si vede nulla, il seme inizia a crescere e poi un piccolo germoglio spunta dal terreno. La piantina cresce giorno dopo giorno, fino a far maturare una spiga piena di nuovi semi. Intanto il contadino vive la sua vita quotidiana. Egli non sa come si sviluppa la vita, dal seme alla pianta con la spiga matura. Quando il frumento è maturo, però, il contadino va a mietere e mette i nuovi semi nel granaio. Il regno di Dio cresce da solo, come il seme cresce da solo nel campo. Anche senza l'opera dell'uomo, il regno porta frutto.